Caro Vittorino, se vogliamo, non ha bisogno di presentazioni, un psichiatra famosissimo, lo abbiamo visto in televisione, in tutte le parti, viene da tutti meno che da me, però sono contento di stringere la mano, quindi se vuole venire qui. Ecco, volevo solo dire una cosa, quando parlava di meritocrazia, visto che abbiamo un sacco di ragazzi qua. Prego, professore. Però voglio una risposta sul potere che dà un po' alla testa, no? Io ho la consapevolezza che sono l'unico a poter impedire a Giletti di parlare, insomma. Perché sono l'unico che ha la possibilità di fare diagnosi. Ha ragione, è meglio che anche non avermi come paziente. Quindi adesso stia zitto fino alla fine. Buongiorno, io devo ringraziare per questo invito che mi rende sempre molto disponibile, nello stesso tempo entusiasta, ma anche molto emozionato, perché parlando di fronte ad un problema che ha una storia di 250 anni, che è una storia di azioni, una storia che serve al nostro paese, io sono molto onorato di questo invito. Ho pensato di affrontare un tema semplicissimo. Per poter capire l'uomo bisogna partire dai bisogni. Quando noi vogliamo capire la nuova generazione, supponiamo quella dei giovani, degli adolescenti, ci poniamo questo problema. Quali sono i desideri? Quali sono i bisogni esistenziali di questa nuova generazione? Poiché non è possibile dare risposte teoriche senza conoscere i bisogni. Allora, vedete, a questo punto si inserisce un termine che esiste da molto tempo, ma che oggi ha acquisito un significato particolare: benessere. Innanzitutto, proviamolo ad analizzare nelle radici. Vuol dire essere bene. Essere è poi ha la caratteristica di riportare all'esistenza, che è prima di tutto azione. Cioè noi ci occupiamo di emozioni, ci occupiamo di legami, ci occupiamo di pensiero, però la cosa fondamentale è il comportarsi, cioè l'azione. E proprio richiamare l'esistenza è molto bello, perché l'esistenza diventa la modalità attraverso cui ci si rapporta nel mondo, fatto di cosa? Di natura, ma soprattutto fatto di mondo sociale, di realtà sociale. Allora, oggi cosa vuol dire benessere? Vuol dire vivere in un luogo traendo della gratificazione. In fondo è il vecchio concetto di Darwin, quando parlava di adattamento. Dice: l'uomo deve adattarsi all'ambiente, altrimenti non è possibile che segua una evoluzione positiva, ma appunto viene addirittura eliminato. Oggi questo significato, cioè di essere nel mondo, vuol dire di avere un senso, avere cioè la possibilità di sentirsi parte. E qui c'è un altro bellissimo termine che devo dirvi mi piace molto più che inclusione, è l'appartenenza. Che bello, eh? Per me questa mattina mi sento di appartenere ad un mondo, ad un'esperienza che non mi è comune, insomma, perché le persone che mi ascoltano non fanno parte di quelle a cui generalmente mi dedico. Appartenenza vuol dire che io ho un significato per tutti, e ciascuno ha un significato anche per me. Questo concetto di significato non vuol dire affatto rendere, come dire, monotono, ugualitario. No, perché la gratificazione
che vuol dire sentirsi adeguati, per usare il termine darwiniano, all'ambiente, ecco, ha bisogno della differenziazione. E sembrerà strano che uno psichiatra, uno psicocoso, perché ormai abbiamo tante diversità, dica per esempio che è un'esigenza anche del mondo presente, dei giovani, di chiunque partecipa, di avere la percezione di quello che si può chiamare la linea di comando. Allora, vi sembrerà strano che io dico che le persone che fanno parte di una società hanno bisogno di riferimenti. Certo, il comando come credibilità, non come potere, nel senso siccome posso faccio, ma proprio nel senso di essere il responsabile principale di un gruppo, di un'appartenenza. Quindi il bisogno dell'appartenenza è un bisogno di sicurezza. Il benessere non è una specie di festa, insomma. Il benessere rende possibile vivere in modo sereno e per questo c'è bisogno che vi sia una organizzazione. Quindi la prima cosa, e sarete forse meravigliati di questo, è, cari generali, voi dovete prima di tutto saper comandare. Non mi riferisco a qui alle persone presenti, ma devo dire la linea lo di sguardo comando, era là lo sguardo. La linea di comando deve essere chiara, deve riguardare tutto. Detto questo, e mi fermo, ritorno a fare lo psicocoso, e allora dico che cosa sarebbe vivere in un'appartenenza, e qui può essere un'azienda, può essere un corpo che ha lo scopo che voi avete come missione, la Guardia di Finanza. Il primo elemento che dà la gratificazione è di sentirsi bene nello svolgere proprio quella funzione. Ricordatevi che ciascuno di noi ha tre identità. La prima è quella individuale, essere diverso da tutti gli altri. La seconda di genere, che è diventata un po' più complicata oggi, ma insomma è appartenere o no ad una identità che è di specie. E la terza è l'identità sociale, che è legata al ruolo. E la gratificazione del ruolo è proprio non quella del capo, è dello svolgere la propria funzione in modo da essere percepito come un piccolo protagonista. Teniamolo presente questo, altrimenti non c'è gratificazione. Non ci può essere oggi gratificazione perché si comanda e uno ubbidisce. Questi ragazzi che avete invitato qui non accettano più di svolgere un ruolo se al contempo non è gratificante. E non è più possibile monetizzare, questo so che è un termine importante, non è più possibile monetizzare la gratificazione. L'uomo, questi ragazzi hanno bisogno non solo di vedere la funzione di un salario, cioè di quello che è una motivazione anche economica, l'economia è importante, non sta a me dirlo, ma hanno bisogno di percepire, di essere nel mondo, in quel piccolo mondo, ma provando quella idea di sentirsi parte. Allora, c'era un tempo in cui forse parlare come abbiamo parlato noi oggi, come il generale di corpo d'armata e così via, insomma. Ma che bello poter vedere un sorriso anche alla persona che altrimenti per una gerarchia di funzioni viene relegato in fondo. Quello deve trovare, anche se è il portiere, deve trovare un senso. E il senso comincia a partire, diventi da un sorriso, comincia a partire da un'attenzione. Allora,
assieme alla gratificazione economica, che è importante, e qui non sta a me dirlo, ci sono una quantità di elementi che non sono denaro dipendenti e che fanno parte del benessere. La gentilezza, l'essere considerato. E poi ricordatevi che oggi non è più possibile ritenere che la persona che è tra i vostri collaboratori sia una specie di isola. Ognuno ha dietro una famiglia e voi dovete occuparvi non solo di quello, ma quello è un uomo, una donna, un giovane, un vecchio che ha una famiglia. Vuol dire che quando esce dalla vostra, dal ruolo che gli avete assegnato, torna a casa e deve tornare a casa gratificato. Perché cosa vuol dire non essere gratificato? C'è la parola, vuol dire essere frustrati. Ed è un termine straordinario, se ci pensate, frustrati. Vuol dire che io faccio parte di una comunità, di un lavoro in cui non ricevo segnali, attestazioni di presenza. Non servono le sviolinate, che sono spesso false, ma serve la partecipazione, dire mi sono sentito, che pure nel mio lavoro, nel mio compito, tuttavia è qualcosa di utile e mi è riconosciuto dal capo, dal leader. Il leader, è ora di finirla di spiegargli come si deve fare. Tanto un leader è diverso dall'altro, a seconda della propria personalità. Bisogna spiegargli che ci sono delle gratificazioni che non sono solo economiche. Bisogna dire che non perde il suo tempo se il leader, invece di guardarsi attorno alla maniera narcisistica che è così frequente negli attori, ecco, deve invece potersi fermare e poter dire ma come stai? Ho saputo che hai il terzo figlio. No? E quindi che bello, perché questo fa parte anche lui della nostra comunità. Queste sono le dimensioni che io chiamo, che non sono dipendenti dal denaro. Ed è finita l'idea che voi potete comprare la dipendenza aumentando il denaro. Perché questi ragazzi non ci stanno. Perché è cambiata la realtà. E siccome hanno motivazioni che è difficile adesso potervi indicare, ma però hanno bisogni che sono quelli di sentirsi qualcuno. E sono confusi oggi, proprio perché non hanno elementi fondamentali. Finisco con il dire però, raccontandovi che cosa succede dentro la testa per un frustrato. Cioè, se voi avete una persona frustrata tra i vostri collaboratori, allora ricordatevi questa piccola sequenza. Cosa significa? Frustrazione vuol dire accumulare una serie, che può essere appunto, che aumenta, di insoddisfazione. Insoddisfazione è come se io mi sentissi inadeguato. E allora qual è la sensazione? È appunto una trasformazione della frustrazione in rabbia. Allora, la persona frustrata accumula una serie di vissuti negativi che porta ad aumentare la rabbia. Come si definisce la rabbia? È una violenza dentro di me. C'è una violenza che non si è ancora manifestata, ma c'è un accumulo oltre il quale quella rabbia diventa violenza. E la cosa più triste è che sovente ci sono i freni inibitori per poterla dominare, ma dov'è il luogo in cui
i freni inibitori si allentano, la famiglia, per cui si può portare una frustrazione dall'ambiente, si può portare a casa. E qui è triste. Vede, dottor Giletti, la cosa che più drammatica, che più mi colpisce ancora, e anch'io faccio lo psichiatra solo da 60 anni e quindi ho ancora molto da imparare, però quello che voglio dire è che noi, l'uomo, l'umano, ancora esprime una violenza verso le persone a cui vuol bene. È triste. E chi ne paga? Ne pagano le donne, tradizionalmente, ma adesso tutto questo sta cambiando, ma i figlioli. Perché quella rabbia che io ho contenuto di fronte al pluristellato, quando arrivo a casa è come se sentissi, così come mi levo la giacca e tiro via la cravatta, ed è un errore, ma insomma è come se mi sentissi più libero, e allora qui butto fuori quella rabbia che diventa violenza. E ci sono tre tipi di violenza, ma è importante saperlo, perché bisogna fermarsi sempre al primo gradino: la violenza verbale, poi c'è la violenza dei gesti, e qualche volta del gesto peggiore, che è quello che sembra non notare nemmeno la presenza delle altre persone, dei propri figli. E poi c'è la violenza fisica. Allora ricordate che i segnali, allora questa rabbia incomincia sempre a casa. Oppure, e qui voglio solo citare un aspetto che è drammatico, ma insomma chi fa il mio mestiere si occupa soprattutto di difficoltà di vivere. Ci sono anche i suicidi, caro dottor Giletti. Ci sono anche quando quella rabbia è talmente drammatica da ritenere che non si è considerati e si è talmente frustrati da diventare depressi. E il depresso è colui che ritiene di non sapere fare nulla, di non essere degno di stare nella comunità, poiché è inadattato. E da qui, è da questa condizione che partono le malattie mentali, al di là dei DS, dei nostri manuali, è la sensazione dell'esclusione. Allora, io lo so, ricordatevi allora che ciascuno dei vostri collaboratori, ricordatevi che ha una famiglia dietro e che, signor generale, voi dovete fare in modo che nella Guardia di Finanza si pensi non solo ai dipendenti, ma si veda l'ombra in ciascuno di una famiglia, e magari vedete di conoscere come è fatta, perché è importante. Tante volte basta preoccuparsi della loro salute, basta preoccuparsi che ci sono dei figlioli e che magari non vivono bene l'atmosfera familiare, ma che certamente non vengono a raccontarla a voi, perché pensano che raccontare un problema familiare possa essere un handicap poi per quello che riguarda la loro vita. Bisogna che questa liaison tra ambiente di lavoro e famiglia che ci sia, non tanto perché si debba diventare così non è una collaborazione, ma è una presenza. Cioè, ci sono delle persone che, avendo problemi a casa, arrivano sul lavoro, ma pensano con un'idea fissata della condizione familiare, e allora può essere che non siano dei dipendenti o dei collaboratori, brutto dipendenti, dei collaboratori che possono invece svolgere al meglio le loro cose. Io quello che voglio, il mio piccolo apporto, se c'è, ricordatevi anche l'ultima parola e poi ho finito, che la parola chiave è relazione. Che bello il fatto di poter dire che io non conosco, non incontro, che l'incontro può essere ancora distaccato, manca l'empatia. Nella relazione c'è l'empatia, e allora bisogna provare simpatie e antipatie,
e non averne vergogna. Certo, non usarle per fare cose ingiuste, però ecco l'empatia, il sentire di essere parte. Questo è. Dice cosa deve essere il leader, ma non lo so, qui ci saranno i grandi studiosi dell'ambiente, io non me ne intendo del lavoro. Un leader deve essere empatico, deve provare emozioni, deve talvolta piangere. Tutto ciò che noi una volta si considerava, no, l'uomo che non chiede mai, il leader è quello che non ha bisogno di niente. No, dovete aver bisogno di tutti, perché anche il più grande leader, qui ha visto quante stelle ci sono, sono persone fragili, fragili. E fragili non vuol dire deboli, vuol dire fragile, vuol dire avere la percezione dei propri limiti. E siccome anche qui adesso ho finito, siccome ci sono tante stelle, se c'è uno Giletti che non si ritiene fragile, poi io mi fermo, perché possiamo fare la prima seduta. Grazie. Grazie, professore. Un Alexio Magistralis.